un sognatore che aveva a cuore il territorio. Ecco come viene definito l'ex presidente della provincia e di Marche Multiservizi, Daniele Tagliolini, alla cui memoria è stata intitolata Sabato la scuola ex Morselli, che ospita una parte del liceo Mamiani. Voci rotte dall'emozione e applausi hanno fatto da cornice alla targa commemorativa posizionata all'esterno della scuola più green del territorio, per la quale proprio Tagliolini fu in prima linea nella ricerca dei fondi per la ristrutturazione che oggi la vede come una delle scuole più all'avanguardia. Ci fa molto piacere che oggi sia stato intitolato questo edificio, questa scuola, al presidente Daniele Tagliolini, un presidente che è stato nei suoi anni da presidente molto vicino alle scuole, a tutte, e in particolare questa che ad alta efficienza energetica rappresenta un po' anche il suo modo di vedere il futuro. Questa è una scuola che dal punto di vista energetico è completamente autonoma, è innovativa in molti suoi aspetti e quindi viviamo questa giornata col piacere di avere qui in quest'Aula Magna qualcosa che ci ricordi per il futuro Daniele. Mi permetto di chiamarlo così. Era un presidente, ripeto, molto vicino, disponibile in ogni situazione, sempre pronto, attento alle nostre necessità, urgenze. Quindi ci fa particolarmente piacere vedere poi questa sala nuova, appena arredata, così riempita da persone vicine, persone in situazioni vicine al presidente, ci rende ancora più contenti. Un edificio scolastico con pannelli fotovoltaici che azionano le pompe di calore riducendo a zero i costi energetici. Perché questo edificio? Perché questo edificio è il primo edificio ENZEB della provincia di Pesaro Urbino, completamente ristrutturato sia a livello energetico che strutturale. A livello sismico e strutturale è di classe quarta, che significa che è un edificio strategico in caso di calamità naturale. È alle porte, diciamo, del centro storico del comune di Pesaro e quindi anch'esso in un punto strategico. L'edificio completamente autonomo a livello energetico, con pannelli di 30 kW, ha la capacità di alimentare la pompa di calore sia per il raffreddamento che il riscaldamento. È completamente isolato con finestre performanti e quindi con queste caratteristiche è stato classificato edificio ENZEB. Oltre alla targa, anche un pannello realizzato da Giuseppe Rondina, raffigurante il volto di Tagliolini, che continua ad essere modello di ispirazione, come ricordato dal presidente della provincia, Giuseppe Paolini, principale promotore dell'intitolazione. Questa scuola deve rappresentare e rappresenta Daniele perché è stata fortemente voluta da lui. È una scuola ENZEB, la prima scuola ENZEB della provincia, che come è stato spiegato, farla nuova è facile, farla su una struttura vecchia è molto più difficile, però Daniele l'ha voluta con forza. Penso che Daniele era un grande, oltre che essere un amico, è stato un grande amministratore, è stato un grande rappresentante dell'entroterra, era una persona che quando la chiamavi c'era sempre e mi fa piacere di essere riuscito a costruire con lui e coltivare una cara e sincera, una sincera amicizia che mi lega anche alla sua famiglia che era qua oggi. Ho detto che Daniele non è che voleva la luna per sé, però era uno che voleva che tutti guardassero la luna. Ecco, questa era la grande dote di Daniele, di trasmettere speranze, di trasmettere progetti per il futuro e di dare largo spazio ai giovani. Ciao Daniele, ci manchi tanto.